Salvo, buongiorno, un altro video. Come vediamo, questo articolo qua, che leggeremo alla fine di questa presentazione, si chiede se il caso Vannacci sia un'operazione psicologica, cioè detta in gergo un'inculata, diciamo. Okay? Quindi, ma questo lo riprenderemo alla fine. Andiamo piuttosto a vedere la nostra presentazione. Ho voluto prendere questa schermata perché Vannacci dice: non mi faccio spingere ad entrare in politica. Ma purtroppo qualcosa si muove già e già si creano movimenti culturali per il momento e che porterebbero a pensare a quella direzione. Quindi vediamo nella sua pagina Facebook che praticamente comunicato stampa, nascito movimento Il Mondo al Contrario. A Lamezia Terme, presso casa Maestro Ianni, a latere dell'incrocio pubblico, l'Italia protagonista del Mediterraneo. Il tenente colonnello Fabio Filomeni, ufficiale dell'esercito in pensione, annuncerà. Adesso vedremo chi sono tutti questi personaggi. Annuncerà la nascita ufficiale del movimento culturale Il Mondo al Contrario, che si ispira all'opera editoriale del generale Vannacci, che tanto scalpore bla bla bla. Scopo del nascente movimento è quello di costruire un centro di aggregazione del pensiero di tutti coloro che credono nella libertà di espressione. L'evento inaugurato prevede un breve collegamento telefonico con Il Mondo al Contrario, Vannacci, un saluto, eccetera, eccetera. Allora, vediamo chi è questo, perché qui ci fanno chi, diciamo, dirige questa cosa, è un certo colonnello Fabio Filomeni, e già cominciamo un altro dei loro, un altro che passerebbe dalla parte dei buoni, cioè prima lavora per la NATO e poi dice, scrive il libro che è contro la NATO. Ovviamente devono acchiappare i polli, ovviamente. Questo è il nostro eroe, secondo eroe, che esce fuori con prepotenza in questa bellissima PSYOP, e intanto nasce anche il sito, il movimento culturale che rimette al centro la normalità della libertà. Vediamo in basso al sito che è stato creato da un certo G. William Moschetta. Questa G è molto G. Vediamo un po' perché ho fatto un casino. No. Questo è il nostro G, ragazzi. Recentemente, nel febbraio, ho avuto inoltre l'onore di essere insignito del premio America Giovani presso la Camera dei Deputati, riconoscimento destinato alle giovani eccellenze del paese. Sembrerebbe tutta roba loro, diciamo, no? Questo è quello che gestisce il sito per il momento. Ora, ritorniamo al nostro colonnello Filomeni. Questa è quella gente che lavora per anni per il sistema, poi tutto un tratto è come esausta, illuminamento, e passa dalla parte di voi pecore. E qui lo vediamo insieme al nostro generale. C'è una leggera croce templare qui. È caso poi, perché hanno fatto proprio un buco qua per far vedere la croce. Cioè, perché non si sono messi insieme? Ma hanno lasciato come un uomo invisibile qua che controlla. L'hanno messo proprio in mezzo. Ma sarò io, ovviamente. Allora, a ospitare i militari e l'associazione. Quindi chi ha organizzato, praticamente quando hanno creato questo movimento culturale, l'hanno fatto a Lamezia Terme, dove c'era questo colonnello che ho appena fatto vedere. E praticamente
presieduta da un certo Vittorio Gigliotti, candidato agli inizi del 2000 alle comunali fra le file di Alleanza Nazionale. Lui quindi ha creato questo cantiere laboratorio, cioè il posto dove loro dicono formeranno i politici del futuro. Ok. E il loro motto è gioventù controcorrente. Qui abbiamo un po' di l'arcangelo Michele che sconfigge il male, anche se rappresentazioni iconografiche non andrebbero fatte, ma comunque sono dettagliucci questi ragazzi. Loro devono far vedere quanto sono buoni, ma per quanto loro devono far vedere che sono buoni, non fuggono a me almeno, non mi fuggono, perché io ho visto qua dietro lui aveva questo è il tizio che ha creato questo laboratorio dove hanno presentato quindi questo movimento culturale per il momento. E questo certo Giglioli che era Gigliotti, dietro la sua immagine compare questa foto. Curioso sono andato, curioso come sono andato a vedere chi è questo Codreanu. Anu, cioè, insomma, ti sta dicendo che lo stai per prendere nell'anno. Allora, vediamo, perché adesso vedremo chi era questo Codreanu. Attenzione, facciamo. Ecco, Codreanu, ragazzi, era un leader ultranazionalista e ideologo antisemita romeno. You got that, Mikey? Ok, you got that. Ex membro della Camera dei Deputati della Romania. Dovrebbe far. Uno che finisce là fra i rettili, diciamo, dovrebbe far scattare l'allarme. Ma questi sono piccoli dettagli. Come mai non vai avanti? Vai avanti, ti ho detto. Ecco, vai avanti. Sì, eccoci qua. Simpatizzante dell'Italia fascista e della Germania nazionalista. Oh, bene. Quindi, vediamo tutte queste connessioni, ragazzi. Non so perché fa questo click. Allora, questo si dice un po' come il movimento che sta nascendo, che sembrerebbe così, di fede cristiana, no? Questo Vannacci anche. Anche se non parla mai di Dio nel suo libro, però comunque è di destra, insomma. Dio, patria, eccetera, eccetera. Però è bellissimo questi piccoli dettagliucci che ho scoperto leggendo un po' di questo Contranu, che praticamente da una parte dice di essere, cioè l'obiettivo suo era creare un'alternativa nazionalista e cristiana al comunismo, ok? Però dall'altra parte Codreanu incrementò la propria popolarità tra i giovani rumeni, divenendo presidente della Società degli Studenti di Diritto e portando avanti una campagna volta a richiedere un limite alla missione degli ebrei all'istruzione superiore. Cominciamo bene. Ok, comunista da una parte. Eppure se la prende, ma questo è niente quello che ha fatto gli ebrei. Vediamo, intanto vediamo foto che raccontano, ragazzi, perché lui crea questa Lega per la difesa nazionale cristiana. E bisogna fare attenzione, ragazzi, quando il rettile si presenta in nome di Dio e quando vedi croci templari ovunque. E l'8 maggio 1924, Codreanu, quello dell'ANU, organizzò un campo volontario di studenti chiamato Fratellanza della Croce. Ok? Questa è la Fratellanza della Croce, ragazzi. Si mette anche sull'enciclopedia, Fratea de Croce, in romeno. La svastica è una croce diversamente stilizzata, ovviamente. E qui vediamo fra i suoi scritti la croce templare, ragazzi. Non è una croce ormai. Poi vediamo anche il giglio qua rappresentato da queste tre pallette così. Questi sono dettagli che non possono sfuggire alla pecora, ma non a me. Beh, va. Comunque sì. Andiamo, ce la fa. Ecco, ce la fa. Allora.
c'è un po' qui si cucina. Allora, a favorirne il successo ci furono la violenza, si cucina in modo energetico da questa parte. Allora, a favorirne il successo ci furono la violenta denuncia della corruzione diffusa tra i politici, capito? Le cose non cambiano, ragazzi. Questo, negli anni 30, faceva le stesse cose che fa questa gente adesso, che si presenta come ultra di destra, no? Che, oh, quanto corruzione, eccetera, eccetera, ci penso io che sono di Dio, eccetera, eccetera. Lui, lo stesso modo. Codrano divenne così una sorta di eroe popolare. In questo periodo aumentarono le azioni violente e gli omicidi compiuti dai membri del suo partito, del movimento legionario. Quindi lui l'aveva chiamato movimento legionario, legione, sarebbero i demoni. Verso, quindi, omicidi compiuti dai membri verso ebrei e oppositori politici, concependo la violenza come uno strumento necessario in quanto ritennero imminente la seconda venuta di Cristo. Ma come? Cristo ti dice di uccidere mi sfugge sempre qualcosa a me. Qui vediamo il nostro controano, ragazzi. Mezza eretti, sembrano mafiosi, guarda che roba. Il collare qua, il cappio al collo, che significa subordinato, come si dice, sono ai tuoi controlli, cioè come se il cagnolino ha quel guinzaglio, no? Sono al tuo controllo, padrone. Questo è il significato della cravatta. Vediamo il nostro rettile, ragazzi. Lui è l'uomo di Dio, questo qua, che ammazzava però perché voleva favorire. Aspetta, aspetta Dio, perché devo ammazzare un po' di questa gente che sono di intralcio. Così quando vieni posso poi passare liberamente. Ci sono un po' di ebrei, un po' di gentaglia così che è contro di me. E quindi stava facendo un po' di pulizie lui, ragazzi, da cristiano per far arrivare Cristo in comodità. Questa gente, ragazzi. Eccolo qua. Di nuovo il rettile con la bella svastica in testa. La svastica, ragazzi, fu simbolo tirato fuori, cioè, un simbolo esoterico tirato fuori dalla Blavatsky, eccetera, eccetera, ma ha origini molto più vecchie. E qui addirittura lui ha anche ucciso, ovviamente qui viene rappresentato come un'icona, come un grande religioso, grande. Beh, in realtà aggredito dalla polizia, estrasse la pistola e uccise il prefetto. Ma lo lasciarono perché dicevano che ma l'ha fatto per legittima difesa. Boh. Comunque sia, ragazzi, dettagliucci. Cristiani che uccidono. Eccolo qua il nostro rettile di nuovo, ragazzi. Gente umile. Poi che il sistema gli dedica anche un francobollo, insomma, significa che ha fatto il lavoro del sistema, ovviamente, anche se sembrava contro. Cioè. Vediamo adesso Legione Arcangelo, quindi la sua fondazione, Legione Arcangelo Michele. Arcangelo Michele è quello che calpesta il diavolo, il serpente. Allora, vediamo piuttosto questo simbolo loro, no? Questa è anche chiamata, questo è il suo movimento, The Iron, il muro di ferro, una roba del genere, ragazzi, il loro movimento. Ok, andiamo avanti perché qui fra poco ci arrivano i piatti in testa. E andiamo avanti a. Qui ovviamente ci sono anche i simpatizzanti, come vediamo. E poi se vediamo, ragazzi, qui ci sono tre linee in verticale e tre linee in orizzontale. Sarebbe un 33, però vabbè, stiamo lì a vedere tutti questi dettagliucci. Ma possiamo anche vederli, ovviamente, questo è il loro
logo della loro legione. Legione, ragazzi, ricordiamo che legione significa, per chi non lo sapesse, gruppo di demoni. Ok? Giusto così per ricordarlo. Quindi possiamo vedere che qui ci sono una linea, due linee che formano la prima croce. Quindi due per tre volte che si ripete è un 6. 6 anche qua, 6 anche qua. Quindi, di che cazzo stiamo? Ma se tu hai bisogno dei miei simboli per capire che questo qua è un rettile che uccide e va ad ammazzare perché Cristo possa venire con più comodità a calpestare la terra, beh, non c'è bisogno dei miei decifrare i loro loghi. Se tu hai occhi per vedere, lo vedi, insomma. E quindi questa gente, quindi, che ha sponsorizzato il movimento del generale, ecco qua, ha la foto di questo psicopatico qua dietro. Ok? Bene, ragazzi, molto bene. Andate sempre alla grande voi. Ok. Poi qui ovviamente dice, ah, gli ebrei, perché lui ovviamente è antisemita, quindi lui diceva ai rumeni negli anni 30, guarda, e faceva vedere tutte le cose, come corrompeva l'ebreo, il giusto romeno, no? E quella cosa che io mi chiedo sempre, ma scusa, ma se un popolo fosse così giusto, perché si fa tentare dal diavolo, mettiamo, perché lui qua dice che l'ebreo, per farti mandare fuori la tua attività, avendo i soldi, riusciva ad abbassare i suoi prezzi, così tu chiudevi, no? Ma scusa, ma di questi esempi ne fa tipo tantissimi qua in questo libro, perché ho letto il suo libro, parti almeno del libro di questo psico. E io mi chiedo sempre, ma com'è possibile? Ma non è più cattivo quello che cade nella tentazione piuttosto che quello che gli dà? Quello è un demone, vabbè. Ma quello che cade nella tentazione non ha nessun tipo di colpa? Scusa, se tu vedi che quello ha il prezzo basso, ma pensi che sia cattivo, perché non vai dal tuo concittadino che ha il prezzo un po' più alto? Voglio avere i soldi per comprare il dildo su Amazon. Voglio avere i soldi per sbiancar Milano. Cioè, cosa? Quali sono le vostre cazzo di scuse? Pecore di merda. Non avete scuse. Quindi, quando qualcuno mi viene e mi dice sempre, ah, il cattivone, ah, chi? Bill Gates, ah, quell'altro cattivone là. No, sono le pecore che fanno sempre il male. Sono la pecora, loro dicono soltanto, ti tentano, sei la pecora che scegli, hai sempre la scelta, la possibilità di scegliere. Allora, il nostro, ritornando quindi al Fabio Filomeni, è un altro onorificenziato dal rettile, ragazzi, questo qui c'è la R del rettile, come vediamo. E per l'eccezionale livello di professionalità dimostrata quando andava in posti che non doveva andare, perché nessuno in quei posti gli ha mai fatto del male a lui, a questo Filomeni Fabio. Magnifica figura di sottufficiale profondamente animato da fede nel servizio del rettile, senso del dovere, sprezzo del pericolo, un pazzo furioso. Il rettile lo mandava là e lui proprio si dedicava proprio alla grande. Che undicesima datolus, che undici, che la undicesima dato lustro al paese, alla forza, mi sfugge qualcosa, non so se è LLA, che l'ha dato lustro al paese. Ah, può essere un modo di dire, sono ignorante, ragazzi, non capisco niente. Alla forma armata ed alla specialità di appartenenza. Gulp, direbbe qualcuno.
Cosa ci fa una croce templare alla Repubblica Italiana? Cosa ci fa questo pestagra... No, 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 per favore, dopo vedremo quello, l'articolo, ve lo farò leggere al volo. Lui ha scritto anche un libro, questo Fabio Filomeni, dove praticamente ci dà una guida ai giovani zombie come lui, che vanno in guerra senza capire il perché, che vogliono intraprendere una carriera nell'esercito ai massimi livelli operativi. Consigli, suggerimenti e dritte utili a raggiungere una preparazione psicopatica ottimale e auspicabilmente idonea a superare i duri corsi addestrativi previsti. Ok? E anche nel suo libro, una bella croce templare, la stella a 8 punte, perché il logo della NATO è anche la croce templare, ragazzi, perché ha i lati uguali. Quindi questo, prima scriveva libri a favore dell'esercito, del sistema, eccetera, eccetera, su come mandare i giovani come carne da macello ad ammazzarsi l'un l'altro, poi tra l'altro, tutto un teatro, cioè le pecore si ammazzano per niente. E poi dopo è passato dalla nostra parte, ragazzi. Dovrebbe fare il... Comunque, adesso, perché magari uno può dire, ma Marcello, ma tu sei un pazzo che vai a pensare male sempre. Ma a quanto pare c'è gente che ci sta arrivando piano piano, no? Sentiamo questo articolo. Purtroppo questo articolo io lo leggo a velocità alta, quindi tu su YouTube puoi premere shift virgola diverse volte per abbassare la velocità se non riesci a seguire. Altrimenti io riesco a seguire benissimo anche così. Dopo questo articolo, che si fanno dubbi su questo vannaccio, tutto questo movimento, io chiuderò il video e vi saluterò. Ok? Sentiamo questo articolo. Il caso Vannacci, una psyop. Nelle ultime settimane, la vicenda del generale Roberto Vannacci ha fatto molto discutere in Italia. Il generale è stato protagonista di alcune polemiche per le sue dichiarazioni nel suo libro, di recente pubblicazione, Il mondo al contrario. In particolare, Vannacci ha espresso posizioni controcorrente in merito a omosessuali, femministe e migranti. Come al Attenzione. solito, in Italia non esistono mezze misure. Mentre da un lato, le No, dichiarazioni del no, generale hanno suscitato un'ondata di indignazione, dall'altro, sono state accolte come la pura e semplice verità. Il governo, per tra... credo che non si senta. Ci sono problemi tecnici. Io dovrei a questo punto levare le cuffie e farlo sentire, ma lasciamo perdere. Credo che possiate leggerlo anche voi. Però era interessante. Alcuni punti è molto interessante. Magari metto il link. Il link non lo metto perché lo vedete qua. Ok? Andate a leggere questo articolo, mi sembra interessante. Diversi elementi, prendo solo alcuni paragrafi. Diversi elementi potrebbero supportare questa tesi, cioè che è tutto un'inculata. Innanzitutto, le dichiarazioni del generale Vannacci sono state diffuse in un momento particolarmente delicato dell'Italia, caratterizzato da forti tensioni sociali e politiche. In secondo luogo, le dichiarazioni del generale sono state riprese e amplificate da tutti i media nazionali, aumentandone così la portata. Ciò è un grosso campanello d'allarme, ve l'ho sempre detto, pecore. Considerando che in genere i personaggi scomodi per il sistema vengono silenziati invece di ricevere clamore mediatico. Infine, è importante notare che il generale Vannacci ha un passato nell'intelligence militare. Pecore, quante volte ve l'ho detto questo nei video. Questo potrebbe suggerire che il generale abbia le conoscenze e le competenze necessarie per partecipare a una operazione di tale tipo. Ve l'ho fatto vedere nel primo video questo, quando lui in Bosnia era a capo delle operazioni psicologiche. Ok? Poi leggiamo questi ultimi due articoli, perché mi sembrano due paragrafi, e poi chiudo. Ci sono forti sospetti che le dichiarazioni del generale siano state orchestrate da forze esterne per destabilizzare il corpo sociale del paese. In particolare si ipotizza che gli obiettivi possono essere plurimi: infiammare gli animi, creare ulteriori attriti e divisioni, distogliere l'attenzione dalla brutta piega che gli eventi stanno prendendo. E sì, ovvio, ragazzi, che con la pandemenza che si sta per riproporre, ovviamente. E presentare all'opinione pubblica un personaggio che in un prossimo futuro possa fungere da persona di riferimento per chi lo ha acclamato.
È facile prevedere, gli ultimi due articoli, che una Meloni in versione PD non durerà molto sulla scena politica. Silvio è morto, mentre Salvini, avendo già toppato in passato, si è bruciato tutte le possibilità. Occorre cominciare a pensare a qualche volto nuovo, ovviamente. Occorre cominciare a pensare al futuro. Le élite lo sanno, sono previdenti loro. Effettivamente è facile pensare che con la sconfitta dell'Ucraina, che ricorderà per sempre al popolo i miliardi di euro sprecati in quella folle operazione, con la pandemia 2.0 alle porte e con l'agenda 2030 da completare, l'elite presto avranno bisogno di introdurre nuove figure di riferimento, adorate e osannate dalle pecore, o almeno da una sua parte, cioè dalla bella maggioranza. E da poter attivare al momento opportuno. Okay. Quindi, ragazzi, continuate voi a leggere questo articolo che era molto interessante. E io vi saluto qui e volevo chiudere appunto semplicemente evidentemente. Sì, fatevi i cazzi miei qua nel desktop. Non fateci caso, non c'è niente di. Allora, vediamo. Volevo lasciarvi con questa immagine, ragazzi. Proprio con questa. Perché magari la lascio anche come immagine da usare come sfondo di questo video. Alla prossima.